Siamo con Pier Giorgio Ferretti all'interno del suo comitato elettorale, insomma, risultato importante. Possiamo già guardare al futuro con la fascia tricolore sul petto? Naturalmente il primo obiettivo sarà sicuramente quello di ricucire, nel senso di ricucire quelle che sono all'interno soprattutto del territorio, diciamo, è quello che, in base anche soprattutto a quello che è accaduto in campagna elettorale, il tessuto sociale proprio all'interno di tutta la collettività di Atri. Auspichiamo che questo accada e ci continueremo ad impegnare. Siamo riusciti evidentemente a far comprendere tutto quello che abbiamo fatto e quello che volevamo fare in alcune zone, in altre, specie del capoluogo, anche se, come abbiamo visto dalle europee, il capoluogo è da sempre stato più tendente a sinistra, e quindi uno dei primi obiettivi sarà quello anche di rendere più soddisfatti gli abitanti del capoluogo, perché nonostante sia stato fatto tanto in termini di cultura, di sociale, per i giovani non è mai troppo, ma evidentemente ancora non è sufficiente. E Sindaco, io la sento però col fiatone, anche perché è arrivato di corsa con un abbraccione enorme da parte dei sostenitori. All'interno del comitato elettorale c'era molta attesa, ci tenevamo tanto a questa vittoria e auspichiamo di poter fare bene. La nuova squadra è una squadra che contiene, oltre, come ho più volte detto, l'esperienza amministrativa, anche delle nuove esperienze, dei nuovi entusiasmi che potranno dare tanto insieme a me per la città. Le chiedo immediatamente, nei primi 100 giorni, la prima opera, il primo obiettivo da centrare, ovviamente grazie anche alla continuità dei passati 5 anni? Beh, sicuramente la conclusione delle opere pubbliche. Su quello abbiamo avuto alcuni problemi burocratici, diversi problemi burocratici sulla scuola elementare e sull'opera di via Cherubini, e poi c'è da concludere anche quella che è del mercato coperto, dove in realtà noi avevamo iniziato a settembre, poi siamo stati commissariati a gennaio. Anche lì ci sarà un impegno concreto e da subito proprio per portare a termine quelle opere, e poi nel giro, ecco, di qualche mese anche è necessario il miglioramento delle manutenzioni su tutto il territorio comunale. A chi indirizzare o dedicare il primo grazie? Il primo grazie intanto va a tutti i candidati, perché loro ci hanno messo la faccia e questo è importante. Primi tra tutti, ora non ho visto le preferenze, quelli che non sono stati eletti, perché comunque hanno avuto il coraggio e la forza di candidarsi, si sono impegnati, perché li ho visti tutti impegnati nel corso di questa campagna elettorale. Poi ovviamente ai candidati eletti auspico che abbiano avuto tutti un risultato soddisfacente, e poi ai sostenitori, agli elettori e ovviamente alla mia famiglia. È un consiglio da dare al suo competitor? L'auspicio è che insieme possiamo, come dicevo prima, ricucire il tessuto sociale di Atri, perché purtroppo c'è troppa acredine, diciamo, tra quelli che sono i sostenitori delle due coalizioni.